stati europei, esclusa l'Italia, hanno investito sulle mostre di Caravaggio, cioè pittori che noi dovremmo conoscere in mente, io so dell'istituto d'arte, pittori che l'Italia dovrebbe farsi galante nel mondo, ci può investire la Spagna, ci investe la Francia, l'Inghilterra. La fondazione Oscar Wilde ha speso non so quanti milioni di dollari per la cultura, per i concerti in Germania, le musiche di Beethoven o di Bach, oppure per letture anche gratuite, solo per la divulgazione delle poesie del Leopardi o di Primo Levi. L'Italia non lo fa, cioè tutti gli altri stati lo fanno, l'Italia non investe sulla cultura e questa è una cosa terribile. E adesso, proprio perché noi stiamo qua, io vi invito veramente, anche se non ci credete fino in fondo, vi sprono a rimanere qua, salvo quelli che non sanno perché stanno qua. Informatevi se volete, se non ci credete andate via, ma quelli che hanno un briciolo di amore per la scuola, per la cultura e per quello che saremo un giorno, rimanete qua veramente, perché ne vale la pena. Oggi è anche una data di mobilitazione di Uniti contro la crisi, quindi è anche andare oltre il DDL Gelmini, perché noi crediamo questa sia una battaglia fondamentale per l'università per fermare il DDL Gelmini, ma che riguardi un quadro più complessivo di taglio di fondi, di taglio welfare, di togliere i diritti alle persone, ai cittadini. Siamo stati contenti che oggi sono passati gli studenti delle superiori, del geometri, e qualche studente del liceo, perché noi vediamo che questa sia una lotta unitaria. Sicuramente parteciperemo a manifestazione nazionale il 14 a Roma, questo come in tutta Italia. Domani partecipiamo all'iniziativa fatta al coordinamento docenti e studenti qua a Piazza della Repubblica, il pomeriggio, iniziativa culturale. E poi per il resto vedremo anche che cosa verrà fuori dal collegio occupato e dalle altre assemblee dei collegi su quali iniziative fare. Io faccio parte dell'Istituto d'Arte. Se continueremo così, cioè, non andrà bene, non vanno bene adesso e non andranno bene in futuro, insomma. E i tagli che vengono fatti nelle scuole e quindi, cioè, tutte le cose che ci tolgono a noi, tutto il futuro che noi non avremo e i nostri figli non avranno. Perché se continuiamo così i nostri figli non avranno un futuro. Siamo qui attivamente anche quest'oggi insieme agli studenti, insieme a tutte quelle forze che si trovano su questa piattaforma politica, tutti uniti contro la crisi. Siamo qui anche come, diciamo, giovani comunisti che sosteniamo pienamente questa piattaforma, sosteniamo pienamente questa mobilitazione, invitiamo tutti a partecipare anche alle prossime date, alle prossime iniziative, tra cui invitiamo tutti e tutte a partecipare alla grandissima giornata di mobilitazione del 14 a Roma per destabilizzare finalmente questo governo, per riprenderci i nostri diritti, per riprenderci soprattutto il nostro diritto allo studio. Sì, sono Luigi, sono uno studente universitario dell'Università di Perugia. Oggi si parla della crisi, si parla di questo, del decreto Gelmini, ma il problema, questo è un riflesso di un gran problema che è alla base. Uno dei problemi fondamentali di quest'oggi è l'informazione. Siamo invasi da trasmissioni che deviano l'attenzione dell'individuo. Sono tutte trasmissioni che deviano l'attenzione da quelli che sono i problemi reali, che sono questi i problemi reali. Noi se siamo qui oggi, siamo stati già in altre occasioni partecipi di manifestazioni. È stato perché crediamo in certi valori e nel futuro di quest'Italia, che è un'Italia che deve avere un futuro, deve avere la possibilità di poter studiare, di potersi acculturare. Dobbiamo essere uniti, ragazzi, perché questo è grave, questa è una situazione molto grave.